Li ho accompagnati con Agostino Miozzo, che è il numero 2 della Protezione Civile, e siamo fisicamente stati con gli albanesi prima a Roma e poi a Verona per andare a Brescia. E per me è stato un momento molto forte perché io sono uno di quelli che a Bari l'8 agosto del 1991 c'era. E per noi pugliesi e baresi cambiò il mondo dopo quell'arrivo sul porto e poi molti di loro sono diventati nostri fratelli, molti di loro sono italiani e molti italiani, molti baresi vivono in Albania. L'ho detto ieri scherzando con i medici e gli infermieri albanesi, per molti pugliesi l'Albania è la 21ª regione, ho detto spero. Non vi dispiace, ovviamente, nel rispetto massimo della Repubblica Albanese, che è straordinaria perché parla italiano e non so quanti paesi al mondo parlano italiano. In Albania tutti capiscono l'italiano, tutti lo parlano, tutti sono innamorati del nostro paese. E quella di Rama di ieri è una lezione al mondo intero. Un piccolo paese, non ricco, dà un contributo ad un grande paese che è tra i grandi della terra. E questo dovrebbe servire anche tra le nostre regioni. Questo sta succedendo, quindi è inutile che qualcuno si irrita. La Lombardia, verso la quale noi stiamo facendo il massimo e che ha il massimo sostegno e il massimo rispetto del governo, è aiutata dal resto del paese. 61 pazienti lombardi sono andati in terapia intensiva in altre regioni. Molti medici da molti paesi, da Cuba, dalla Cina, dalla Russia, dall'Albania e dall'Italia. Abbiamo fatto due bandi e ho voluto farli io in quel modo per capovolgere il sistema, perché le burocrazie regionali mi davano non più di 40 medici messi insieme, tutti i medici di tutte le burocrazie regionali. Ovviamente i medici erano ignari, erano i direttori generali che autorizzavano la loro partenza. Quando abbiamo fatto con la Protezione Civile un bando contrario, ci abbiamo detto chiediamo ai medici se vogliono partire, Certo, siamo stati travolti, travolti. 8.000 domande di medici, 9.500 domande degli infermieri e ho sempre detto occhio perché qui l'orecchio deve essere in corsia o sul marciapiede, perché se arrivano, Lazio devo dire si è comportato in maniera egregia, siamo stati travolti da domande di medici e infermieri del Lazio. E ovviamente ringrazio il presidente Zingaretti per averli autorizzati tutti in un colpo solo senza farci perdere tempo. Quando servono medici ed infermieri del Lazio partono con una semplice chiamata alla Protezione Civile. Ma devo dire tutto il centro-sud, dalla Calabria che ha oggettivi Eh problemi, sì, eh partono sì. tra medici e infermieri. Hanno dato la loro disponibilità, oltre 500 unità, ma la Puglia ha risposto in maniera egregia e straordinaria, così come la Sicilia. Lo dico perché ribadisco un concetto, qui ne usciamo se uniamo le forze, Tutti insieme. Sì, quindi basta assolutamente. con le polemiche, nessuno le alimenta, dico semplicemente che nessuno deve essere suscettibile. Se diciamo che dobbiamo tenerci per mano e dobbiamo fare insieme alcune cose, lo Stato serve a questo, a unire le forze e farci sentire più forti. Le terapie intensive, vi faccio dire questa cosa, è fondamentale. Quando siamo partiti, la competenza regionale, come tutti i cittadini sanno, della sanità è scolpita nella Costituzione, avevamo 5.324 posti di terapia intensiva. Oggi siamo a 9.100 quasi, li dobbiamo raddoppiare. Io penso, Ministro Speranza, su questo è stato chiaro sin dall'inizio, che bisogna andare ben oltre, probabilmente li dobbiamo triplicare. Questo sforzo In mastodontico un che il Paese ha mese. dovuto fare in un mese, forse nel prossimo mese, lo facciamo perché abbiamo unito le forze. Se avessimo Ministro, lasciato ognuno sì, no, ma da è chiaro, solo, però non ce l'avrebbe adesso, mai fatta. ecco, adesso c'è un'altra questione, cioè l'emergenza.